Eccoci anche al Magazine, il lunedì interamente dedicato allo sport. Apriamo con la pallamano, prosegue il cammino vincente in campionato dello Acer Bolzano. Sabato, non senza qualche fatica di troppo, ha centrato il successo contro il Trieste, che vale il primo posto in classifica. È stato tutt'altro che facile per il Loacker Bolzano imporsi sabato scorso contro il Trieste. Nonostante la vittoria per i biancorossi non si è trattata di una passeggiata di salute. Solo nel finale i ragazzi allenati da coach Liuvo Flego sono riusciti a spuntarla. 27 a 23 il risultato finale. Partita combattuta dal primo all'ultimo minuto tra i padroni di casa, in evidenza come sempre i generosissimi Sporcic, Radovcic e Starcevic. La prima frazione si è chiusa col vantaggio degli ospiti. La ripresa è la fotocopia del primo tempo. Quasi inaspettatamente, però, a 10 minuti dal termine, il Bolzano sale in cattedra. Lo fa con le sue punte di diamante, tra cui Gaeta. Notevole anche la prestazione dell'estremo difensore biancorosso Zilin Paris, che in più occasioni non si è fatto sorprendere. Il match si è concluso con la vittoria dei biancorossi 27 a 23. All'inizio subito non ci siamo riusciti a sbloccarci perché abbiamo sbagliato qualche tiro subito facile. Dopo abbiamo tenuto primo tempo e siamo andati anche sotto, pur non giocando come voglio io. Eravamo un po' spenti, però penso che così la partita alla fine l'abbiamo vinta e bisogna guardare di migliorare. Tradotto in numeri, il successo dello Acer Bolzano significa il primo posto in classifica, pari punti con il Cassano. Magnago chiude la graduatoria al Malmo. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio per occuparci di triathlon. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. E allora eccoci nuovamente in studio, ci occupiamo di triathlon. È terminata con un quarto posto l'avventura di Verena Steinhauser al Grand Prix di triathlon. Ieri si è svolta l'ultima tappa a Cagliari e l'Alto Atesina è stata protagonista di un'ottima prestazione. Sul gradino più alto del podio è salita Anna Maria Mazzetti. Hanno partecipato alla competizione anche gli altoatesini Lisa Schanung e Matthias Steinwander, i quali però non hanno terminato le rispettive prove. E con questo è tutto, ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Lo sviluppo di una depressione sul Mediterraneo determinerà un cambiamento del tempo. Per domani, martedì, il tempo sarà piovoso con delle precipitazioni nevose oltre i 2.000-2.400 metri di quota. Vediamo le temperature: Bolzano minima 15, massima 16, Silandro minima 9, massima 14, Merano minima 13, massima 15, Bressanone minima 8, massima 15, Brunico minima 6, massima 13, Vipiteno minima 5, massima 10 gradi. Nei prossimi giorni le Alpi saranno interessate da correnti umide da sud-ovest. Mercoledì, giovedì e venerdì e probabilmente anche sabato in cielo prevarranno le nubi, con precipitazioni complessivamente anche abbondanti, temperature piuttosto basse. Ed è tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre il nostro indirizzo internet www.video33.it. Vi ricordo che è attivo anche il nostro profilo Facebook. L'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. A me non resta altro che augurare a tutti voi un buon proseguimento. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.
Rilassati e rimettiti in forma al Continental Terme Hotel di Abano Montegrotto Terme. 5 piscine termali, moderna spa, beauty farm. Goditi le settimane relax in linea o i programmi cure termali, easy activity e le offerte famiglia. Un centro termale convenzionato a AS per la fango balneoterapia e le inalazioni. Le nostre offerte: pensione completa da 78 euro, weekend 205 euro, programma di 6 fanghi con impegnativa ASL e 6 massaggi 84 euro. Vi aspettiamo. www.continentaltermehotel.it. 19ª edizione delle settimane della castagna a Belturno, dal 17 ottobre all'8 novembre. Specialità a base di castagne, ricette tipiche e vini pregiati delle cantine vinicole in occasione del Törgelen. Le cornie, vini e piatti incentrati sulla castagna, escursioni guidate lungo il sentiero del castagno, esposizioni, mercatini, degustazioni e molto altro. Apertura con il tradizionale mercato del Törgelen il 17 ottobre, mentre il 7 e l'8 novembre non lasciatevi sfuggire il mercato della castagna e la grande festa della castagna. Le settimane della castagna a Belturno. Reflusso acido? Puoi provare Malox Reflu Rapid. È una soluzione specifica che blocca rapidamente il reflusso acido e protegge l'esofago per un rapido sollievo. E da oggi puoi provare Malox Reflu Rapid nelle nuove compresse masticabili.